Start 2, 1, boost the ignition eft off. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita con questa litania un po' inquietante. Eh, vi presento Saturnalia. Eh, sviluppato dai Santa Ragione, un team italiano residente a Milano. Il gioco è ambientato in uh, Sardegna nel 1989. Ha eh, ah, un, un aspetto grafico, una grafica molto, molto particolare, che potrebbe magari non piacere ad alcuni di voi. Ve lo presento. Sarà un video relativamente veloce perché il eh, gioco, diciamo, eh, dura tra le 5 e le 6 ore. Quindi non è lunghissimo. Non voglio, diciamo, bruciarvi il titolo. Eh, la particolarità è che è uscito su Epic Store gratuito però fino a diciamo, pochi giorni dopo il rilascio diciamo, poi tornerà al suo prezzo che è 19,99 praticamente ci sono diversi preset di inizio eh, nel senso che potete iniziare eh, con la possibilità di perdere tutti i personaggi quindi fare il reshuffle del villaggio perché è una roguelike horror nel senso che interpreteremo in una storia piuttosto ampia ricca di misteri eh, vari personaggi ma questi personaggi potranno morire quindi la storia cambierà ci sono a quanto ho capito due finali eh, gli attrezzi gli oggetti consumabili andranno persi le strade verranno cambiate verranno mantenuti tutti i progressi le e gli oggetti chiave il gioco è stato concepito per essere giocato così poi c'è la modalità avventura dove eh, la perdita di tutti i personaggi non comporta il rimischiamento del villaggio rendendo più facile eh, comprenderlo la modalità detective invece è quello più intrigante, insomma, perché non c'è nessun suggerimento, nessuna linea commissione e eh, la modalità morte permanente eh, perdi tutti i personaggi e vai in game over e ricominci la partita dall'inizio. La modalità italiana invece nessuna linea commissione, nessuna mappa e morte permanente, buona fortuna. E il custom invece dove potete configurare tutto. Noi adesso giochiamo la modalità standard. Iniziamo la partita. <coughs> eh, ovviamente tutta opera di finzione fino a un certo punto nel senso che da eh, quanto ho letto eh, è ambientata a Gravoi in Sardegna ma non esiste questo paese ma esiste Gavoi eh, che eh, sembra a detta di alcuni che l'hanno visto eh, molto simile insomma però la struttura diciamo architettonica è quella della Sardegna la realtà rurale il gioco si chiama Saturnalia perché si parla del, dei Saturnali insomma quei riti che venivano effettuati per il dio Saturno insomma sacrifici di bestiame insomma per eh, le credenze popolari che portavano magari a un migliore raccolto eh, a un migliore rendita da piano de, sul piano del bestiame, insomma, in una realtà uh, rurale. Eh, il gioco è appunto horror. Um, inizieremo nei panni di una, di una ragazza che... Um, adesso io... Vabbè, questa è, 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 è l'introduzione, poi, poi vedremo un attimino che... che, che cosa succederà. Allora... Bello perché ci sono... Allora vabbè, adesso inizio a presentarvi la storia. Anita Giannini ha preso in affitto una stanza nel villaggio di Gravoi, nel sedimento minerario, perché lei è una geologa e deve eh, analizzare eh, una miniera. Inaspettatamente si è innamorata di Damiano, un uomo sposato, è un um, sacristano insomma, della, della chiesa, lui è sposato, loro hanno una relazione eh, clandestina e ehm, è rimasta incinta di Damiano. Insomma, dopo un'ecografia in una città vicina, Anita torna in paese a fare le valigie. Formare un riluttante Damiano, insomma, il suo lavoro è finito. Anita non ha di certo intenzione di restare nel, nei pressi di Gravoi per partorire. Eh, e insomma, lei inizia con questa. con la sua 500, insomma, se così è. Si prende spazio per vedere quello che dice Damiano, gli farà cambiare idea? Un maschietto. Sarà così felice quando glielo dirò. Mi ha detto di vederci dopo la messa e lei viaggia verso questo uh, villaggio Il, come vi dicevo lo stile grafico è un po' seppia un po' bianco e nero molto particolare non riesco a credere che partirò domani l'anno è volato lei è rimasta qua un anno e deve tornare a casa questa è la, uh, la grafica anche leggermente scattosetta ma è così questa è um, la festa di santa lucia del 21 dicembre eh, è tutto legato anche alla protettrice, appunto, Santa Lucia della Vista, perché ehm, è un oro. Quindi ci, sarà, eh, ci saranno creature che ci inseguiranno eh, durante la notte, insomma, in questo villaggio e eh, non guardandole, diciamo, avremo salva la vita. Insomma, però ecco. ci sono tante peculiarità: manifesti elettorali, manifesti in italiano. cioè volevate i giochi in italiano, questo è, è uno di quelli. Poi. Su internet troverete tanta gente che l'ha portato, lo ha giocato anche completamente. Uh, parrucchiere, acconciature: bruno, insomma, e qua si va avanti. Poi vi, vi faccio vedere anche la struttura de, del menu. Comunque, questa è la, la piazza, questa è la mappa della città. Uh, cliccando, vedete che possiamo scegliere dove andare, noi andiamo alla chiesa. E noi ci troviamo qui, la chiesa è lì. E cliccando su Chiesa, e poi facendo E, memorizzeremo il percorso. Quindi, praticamente, noi premendo il tasto spazio, ci dirà dov'è. E credo che la chiesa sia di lì e ci muoviamo. Eh, il fatto del reshuffle è interessante perché imparerete man mano la struttura della città. Infatti, io l'ho già iniziato il gioco, ma eh, è completamente diverso. E il um, la struttura del villaggio, la chiesa è chiusa, la chiesa è chiusa, non so se si possa entrare da qualche altra parte. Niente, andiamo alla villa e facciamo le valigie. Allora andiamo alla nostra villa e pian piano scopriremo tutte le cose. Adesso abbiamo la villa, l'ingresso della mia è da tutt'altra parte, sempre qua vicino alla città. Andiamo alla villa, selezioniamo, ok, memorizzato la strada per la villa. Ok, perfetto, vediamo dov'è. Perché anche qui, come vi ho detto, è diverso. Dovrebbe essere di là. E vediamo ancora. Di là. Ok, vedete che... Ovviamente non, non c'è nessun cartello per casa nostra, ma la villa è questa. La villa poi è, a livello estetico è identica a quello che abbiamo già fatto, che ho già, già visto. Si entra in villa. Eh, Potremmo avere degli oggetti, insomma. Eh, I fiammiferi su tutti che ci aiuteranno a fare luce. Eh, ti d'occhio, Sergio? Vediamo un attimo. Qui abbiamo. servono a fare luce o dare fuoco. Ok, ho preso dei fiammiferi. qua c'è Paul, Paul, Sergio, Sergio, Sergio. Vedete, primo spazio. Sergio, l'amico di Paul, sta facendo un pisolino. Potrei almeno accendere un fuoco, così Sergio non morirebbe di freddo. Ecco, questo io non l'avevo fatto. Quindi, eh, molto bene. Accendo un fiammifero e do fuoco al camino. ok e così io non l'ho fatto prima sono andato molto molta essenza vabbè qui c'è la luce veramente una particolare come, come struttura perché vabbè vedete che accendo la luce cioè sono vecchissimi questi interruttori proprio anni 60 vabbè questa è la cucina tecla divisa infermiera durante la guerra perché praticamente questo posto è stato tipo trasformato in un bed and breakfast credo tecla infermiera durante chissà cosa fatto dopo Ok, vabbè, saliamo al piano di sopra, poi è un po' ostico che nei controlli, ma ci fate l'abitudine, insomma, non è, non è questo il, il fulcro del gioco. Qua abbiamo casa dolce casa, dopo un anno vale già uh, come casa, vero? Eh. <ride> Questa è la valigia, qua abbiamo altro, tradizionalmente usati durante la festa. Ha preso dei pietardi che poi serviranno anche quelli probabilmente come autodifesa. Facciamo le valigie. Ecco poi questo è un video per quando lo vedrete probabilmente il gioco sarà già finito diciamo a pagamento eh, potete valutarlo e senz'altro se l'avete riscattato magari il video vi sarà utile per vedere così l'inizio insomma e poi decidere se giocarlo o meno se invece lo dovete acquistare potete valutare avete fatto male nel senso dovete riscattarlo prima ma magari vi, vi è utile. La musica è molto bella, fatta tutto da loro. C'è il folklore del sud Italia, insomma la Sardegna, insomma tutti questi posti un po' più di questi villaggi un pochino più rurali rispetto alle grandi città. E come vedete dai nomi sono tutti italiani. Adesso non voglio finire in un copyright, quindi andiamo avanti. Come vi ho detto non sarà un video lungo perché non vedremo le meccaniche più, più profonde, insomma vi faccio vedere un pochino la struttura del, del menu. Ok, ho dato delle stazioni dove è la mappa della struttura, adesso andiamo a cercare la mappa della struttura e inizieremo, se tutto non è, non è cambiato, a scoprire delle cose un po' particolari. Infatti qui sul tavolo ci sono... Ah, ok, qua vedete ho... Uh... Ho rubato la tua mappa, poi la traduzione è stata diversa. Ho preso la tua mappa per esplorare la miniera mentre sono tutti impegnati alla festa. Scusa, Paul. Eh, va bene, dietro i fiammiferi mi ha scritto questa cosa. Ovviamente lei adesso commenterà dicendo che l'aveva presa Paul. Ne è incuriosito per qualche motivo. Però è pericoloso. È andato in miniera. Meglio trovarlo prima che si faccia del male. Perfetto, questa è la, la stanza del suo coinquilino. Te Eliana e te Clamorgia. Foto graffata fotografate nel 1929 sì, fotografate ho avuto qualche problemino a leggerlo perché mi aspettavo che dicesse qualche termine un pochino più arcaico invece era fotografate e basta ho preso più tardi ecco, è il, questo è il menu praticamente eh, nel nodo centrale eh, ci dà accesso a tutte le missioni. Io ho visto una fase avanzata in cui è strapieno perché poi, appunto, controlleremo più personaggi. Infatti, qua iniziamo a vedere che abbiamo Sergio Aulas tornato in Inghilterra per accudire il padre, e va bene. qua abbiamo foto di un infermiere, abbiamo trovato questi indizi qui. Qui abbiamo la villa di Tecla Muggia trasformata in Bed and Breakfast, come vi dicevo, le sorelle Mugia che abbiamo scoperto. Stiamo pian piano eh, ricomponendo i pezzi del puzzle. Uh, qua abbiamo Paul Ism, che è quello che è andato, cioè ha fregato la mappa, ha detto di essere in paese per un reportaggio sui viaggi, uh, è entrata la miniera, le gallerie risalgono al III secolo a.C., ok, Anita Giannini, che siamo noi, uh, Damiano Orsi, sacrestano della chiesa amante di Anita, l'uomo è sposato, non vuole questo bambino, ma io sì, mappa della miniera bussola non l'abbiamo ancora, abbiamo le foto della nostra ecografia, eh, e abbiamo il messaggio di Paul. Uh, ok, ok, che Paul è qua. Paul Izem, che è questo qui con questo aspetto qui. Possiamo vederlo. Eh, abbiamo la chiesa danneggiata nel 1927, ma non abbiamo altri indizi. Quindi dobbiamo iniziare ad andare a dare un'occhiata in giro. Eh, quindi, presumibilmente, dovremmo recarci alla miniera il più in fretta possibile. Quindi, usciamo e siamo nel villaggio. Dovrebbero essere tutti a fare, fare festa, ma a me Devo, non si vede una ceffola, eh, dovrei accendere un fiammifero, ma in realtà la strada è qui, quindi... È proprio buio, buio, accendo un fiammifero. Devo trovare la mappa, questa è la mappa. Allora, praticamente andiamo in miniera, ingresso miniera, quindi E e, se, e seleziono la miniera. Ma in realtà dovrebbe esserci il cartello che mi indica dove andare. Posso accendere il fuoco? Ok? Uh, miniera di dire voi. ok, andiamo di qua passando vicino alla chiesa. Adesso se io premo qui mi dice che la miniera è di là. Ok, chissà che cosa succederà. Poi non è un oro da jumpscare scare esagerato, eh. questo lo, lo, mi sono già, già documentato. Allora, adesso la miniera di là accendo un altro fiammifero. Tanto ne ho dovrei averne una ventina, quindi, vediamoci un altro bivio di là. Ok, perfetto. Di qua. Ok, <clears throat> avremo modo di, di imparare tutto, ma fatemi accendere intanto il fuoco anche lì, così almeno la luce rimane, anche se non è il massimo accendere i fiammi per così, ma. Ok, andiamo di là. Siamo già arrivati? Sì, penso di sì perché dovrebbe essere di qua. Ok, ecco l'ingresso della miniera. Vediamo un po' cosa c'è scritto qui. No, non c'è scritto niente. Andiamo qua. E lui? Paul, mi hai fatto prendere un colpo. Anita, uh, ehi, hey, guarda, sono riuscito a scattare appena prima che sparisse. Che cacchio. Emerge dal pozzo sotto la miniera la creatura. Mm, si fa inquietante la cosa. Cosa pensi che sia? Una persona non mi pare normale. Eh, è successo una tre. Era grottesca, non penso faccia parte della festa. Senti, Paul. Ho avuto una giornata. C'è cioè, dammi la mappa, ok? Ah, eh, temo mi sia caduta da qualche parte vicino alla bacheca. Vabbè. Eh, ok. Praticamente viene evidenziata la, um, la mappa. Quando. Um, Vengono evidenziati cioè gli oggetti quando siamo intorno a... a qualcosa e abbiamo il fiammifero acceso. Allora, adesso vediamo. Allora, vediamo di nuovo. È caduta sotto la bacheca. Sì, il gioco ci sta ancora insegnando tutto. Eccolo qua. La mappa è questa. Presa da Anita per entrare nel miniere. Ok, abbiamo preso la mappa. Vediamo un attimo se si è completato qualcosa. Sì, dovremmo avere qualcosina. Eh, beh, adesso trova pure la miniera. Vediamo un attimo. La messa è finita. Ok, eh, Damiano mi sta aspettando in chiesa. Ok, andiamo in chiesa. Allora, dai, vi faccio vedere quest'ultima quest cosa. Allora, eh, devo trovare una mappa, però. Perché se no, il pozzo è questo. Un lembo incastrato nella grata. Eh, andiamo alla chiesa. Credo che la chiesa sia di lì. Ok ma non è male a livello di atmosfera non uh, c'è qualcuno che va si muove lì eh, non mi fa impazzire eh, l'effetto cromatico che c'è quello di colorità però questione di gusti però avendo amato un gioco come Pain Killings, un gioco in cui comunque si vagava in questo villaggio ormai disabitato indagando questo potrebbe essere una buona alternativa ok chiesa di qua incontriamo Damiano vediamo dove andiamo a finire Ok. Devo continuare a usare suggerimenti perché non, non so dove è la chiesa. E poi di notte non si vede la ceppa. È eh, di qua. La chiesa è qui. Qui sì perché mi ricordo le imbarcature. Eh, è aperta dentro. Vediamo. Damiano! È questa visuale un po' alla Resident Evil. Ok, no, qua mh, da come è fatto immagino non sia un posto, un posto esplorabile. È, è il sacrestano, quindi magari è... No, non è qui. Andiamo di qua. No, sarà andato di sopra. Non so quanto sia saggia sta cosa. Oh, Mi accende la luce. Non chiuso 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 queste sono delle porte ok si esce all'esterno da qui Cosa? perché se è seduta lì non lo so e per accedere a una scondiglia quando la creatura non ti vede ok eh, ma non credo ci sia la creatura in giro adesso spero io esco siamo all'esterno. Ma un Ma che devo fare? Cerca di in chiesa. Tieni d'occhio, Sergio. Ok, no. Siamo, torniamo qua e cerchiamo Sergio. Ma. No. Cos'è questo? Valido per distributori di telefoni. Ah, ok, ho trovato un gettone. Gettoni è un altro di, di quegli oggetti utilizzabili. Le candele. Devo accendere le candele. Metto il gettone e accendo le candele. Ok, così faccio luce. chiuso qua L è chiuso anche là eh Damiano non c'è uh c'è che è successo? cioè mi stanno portando via si sì, sono stato preso presa in questo caso Ma chi è sto tizio? Stiamo andando alla miniera qua. Trovo un modo per fuggire. Oh Gesù, è la nita a casa. Che modo terrificante. Ok. E qua iniziamo a prendere un altro personaggio. Andiamo a vedere qualche ora prima. Ok, ci fa vedere qualche ora prima. Perché i genitori biologici di Paul... Uh, Farida visto eh, l'ultima volta il villaggio di Ravoi 30 anni fa dopo aver rinuto una lettera vecchia di decenni in cui si intimava i suoi genitori adattivi di non farlo tornare mai più. Paola ha viaggiato fino al suo luogo di nascita per investigare, è anche un fatto giornalista. poi è andato alla ricerca di indizi negli archivi, ma è stato respinto senza spiegazioni. Il 21 dicembre sta tenendo che il municipio si svuoti per la festa, il diversivo è perfetto, vuole andare. Ok. Quindi a lui sono spariti i genitori 30 anni prima in questo villaggio ed è qui per questo motivo. Trovi i documenti dei genitori di Paul. Ok. Eh, voglio dare un'occhiata. Adesso siamo in prospettiva di Paul. Eh sì, flashback di Paul. Questo però è un flashback. Ok. Eh, sì, perché era da tutt'altra parte prima. Quindi stiamo vedendo cosa è successo qualche ora prima quando lei è sparita emettendo un urlo e lui eh, deve fuggire, insomma, quindi. Va bene. Ragazzi, questa è Saturnalia, non mi spingo oltre, attendo il vostro parere, come la neve a Natale, perché sono curioso di sapere che cosa ne pensate. Eh, non siamo andati molto in profondità, però insomma le basi sono queste. Folklore italiano, Sardegna, fine anni 80, misteri, roguelike, più personaggi, possono morire, doppi finali. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.